È stata una settimana un po' più lunga del solito perché siamo partiti lunedì, però la settimana è filata via liscia, non ci sono problemi e quindi ad oggi siamo tranquilli. La Vitorbese è una buona squadra, cioè sicuramente una buona squadra e secondo me è stata costruita anche con ambizioni. Poi leggo le interviste del presidente, del nuovo direttore della Viterbese, dove giustamente un pochino si vogliono nascondere, ma io credo che la Viterbese sia una delle squadre più attrezzate per fare qualcosa di importante, sia a livello individuale che a livello di squadra generale. Io conosco bene il presidente, conosco molto bene il direttore e so che sono persone ambiziose, insomma, il presidente non è uno a cui piace vivacchiare, l'ha dimostrato nella sua storia prima a Grosseto e poi anche a Viterbo, quindi una partita difficile, una partita molto difficile contro una squadra che in questo momento è terza in classifica, che ha vinto diverse partite, che come dicevo prima ha valori individuali importanti in tutti i reparti. Il cambio dell'allenatore ha dato una scossa perché comunque hanno vinto meritatamente a Piacenza, secondo me, facendo un bellissimo primo tempo, mettendo alle corde in grossa difficoltà un'altra squadra importante per questo campionato che è Piacenza, però noi dobbiamo essere consapevoli che sarà durissima, perché poi ho letto anche che rientrerà gente allo stadio, che se ci aspetteranno tanti tifosi avversari, però questo non deve essere probabilmente anche uno stimolo in più. Il nostro pensiero deve rimanere su noi stessi, su quello che stiamo facendo, rimanere concentrati e sapere che sarà una partita difficilissima, ma dobbiamo buttare dentro tutto quello che è necessario per portare a casa qualcosa. A volte si decide di cambiare qualcosa per dare delle certezze alla squadra, non certo per toglierle. È successo dall'inizio in una partita, è successo in corso in alcune altre partite. Sono valutazioni che si fanno. Ad oggi stiamo ragionando, vediamo, ci sta tutto come niente, insomma, quindi noi, intendo io e il mio staff, ci prendiamo tutti i giorni fino all'ultimo per fare questo tipo di valutazioni. Ma per gli ex queste sono partite che hanno una motivazione in più e quindi sotto certi aspetti un allenatore può anche tenere in considerazione questo, però non posso fare la formazione in funzione di chi ha giocato in una o in un'altra squadra, sennò ogni formazione potrebbe essere, ogni domenica ci potrebbero essere degli ex e quindi essere alterata in quel senso. Però sono due ragazzi che stanno bene, che stanno scalpitando, che è vero che Neglia nelle ultime partite è rimasto un pochino fuori, però è un giocatore su cui noi contiamo molto, come lo stesso Cruciani. E dobbiamo trovare i momenti e capire le situazioni giuste per farli giocare, ma partono come sempre alla pari con tutti quegli altri, quindi ci sta anche che possano entrare in campo o dal primo o partita in corso, come magari anche no, insomma, poi lo sapete che grossi vantaggi non li posso dare a nessuno. Non credo che il nostro risultato di domenica e il risultato di Livorno possa compromettere una classifica finale, quindi noi abbiamo un obiettivo che è quello di concentrarci sulla Viterbese, poi quello che farà il Livorno o quello che faranno le altre lo guarderemo dopo la nostra partita, se lo guarderemo, ma siamo alla decima, quindi la classifica non si guarda. All'inizio dici che te insieme al Palletti siete gli allenatori più fortunati d'Europa, è un complimento secondo te? Io sarei tanto felice se fosse la verità, insomma. Al di là del fatto che essere accostato a Spalletti per me è motivo di orgoglio, nel senso, quindi Nelson, però mi piacerebbe tanto essere un allenatore fortunato, vorrei esserlo per tutta la mia carriera. Non lo so, non so come prenderla, so che Nelson è birichino e a volte butta un po' di benzina sul fuoco, ci si diverte, ma mi fa piacere, insomma, Nelson è anche un amico per me, oltre che essere stato un mio dirigente, una persona che sento spesso e che apprezzo come professionista e mi rimane simpatica come persona perché è una macchietta, diciamo, definiamola così, dai.